ma come cazzo sei questo? Ma che ha fatto giù? Come che? Oh, risbigliati! Ma che ne cazzo ci ha messo sta cosa tua che? E ieri non c'era! Come che non c'è sta cosa? Sta una gotta andando che era duccio sabato nonno! Ma che cazzo dici che ieri non c'era sta cosa? Mamma ci aveva a sbattere un bacio umore! E una cosa si fede lui a una naccia si fede! Tu non capite niente, mamma era paga mia e era macchina! Come? Tu vieni sbattere già da me e che ti paga la macchina? Ma che c'è tua schicca? Tu forse non capite niente! Oh! Oh, ma che vuoi me, oh! Tu non capite niente, camera dei sordi come serve, la capite? Qua sordi, qua sordi! Tu forse non capite, camera paga prima mia e dopo la macchina! Come la macchina non tiene sordi? E tu di che a dare a pigliare i sordi? Ma ti porto con me, ma ti porto alla banca! Ma se pazzo non tiene sordi! Buongiorno. Buongiorno. Salve. Non si può entrare? No, è chiusa. Chiusa? Come è chiusa? Sì, da oggi è chiusa. Definitivamente. Ma noi ci serviva entrare in banca. È chiusa. Non ci sono nemmeno più soldi. E dove possiamo andare? È aperto un'altra banca. Possiamo chiamarla banca. Qui vicino. Dovete salire e poi girare a destra. Ok, grazie. Tranquillo. Arrivederci. Chiudere abbiamo chiuso. Non ti chiuso. Diego Cassessi, deve essere importante. Entriamo, dai. Ma vedo che potuto tenere. Ma voi non siete quelli della banca di prima? No. E dovremmo. Prova. Dovremmo entrare in banca, si può? Certo. Grazie. Grazie. Dopo di voi. Grazie. Gentilissimo. Professionalissimi. Buonasera. Siamo alla banca Diego Cassetti, come ben sapete. Questa è una banca seria, d'alto livello. Siamo in forte crescita. Ditemi in cosa posso esserle. Segreta, esserle, come si dice? Esservi. Ah, esserli. Esserli utile. Guardi, noi avremmo bisogno di un grande finanziaprestito, perché proprio non vogliamo grappare con i graziende, con diciamo che le cose, capite, che è proprio un venescemai come i Pampers. Ma di preciso cosa? Un venescemai. Sì, ma cosa? Di preciso, proprio. Tu la capisci una canona da sta azienda. Ci vuole un momento proprio. Allora, una cosa che rango. Guardando, una cosa che rango a già, un'altra cosa a già, una cosa più a destra, più sotto, più sopra, più avanti. Cioè proprio con le cose che non cominciano, non finisce mai, capito? Non so se rendo. Vabbè. Era ma sei, ho capito. Ma che macchinari, cosa? Qualcosa, cosa ci vuole? Cioè, fammi capisci un po'. Tu tieni presente che la macchina è che. Ma chi era Mapiglianov? Ma che cazzo di macchina è Mapiglianov? Trapane, che cazzo, facetemi capisci, braccio meccanico, che cazzo di macchina vuoi? Tu non hai capito che mi serve da me. In pratica, che la macchina è che quando vengo al supermercato, onda che la fiera campionaria dice: mamma mia, wow, quando sono grossi chi era Mapiglianov? Mamma sta squagliando la troppo. Ma. Quando fecate? Quando fecate? 500 ma euro. Beh, oh. Gazzatevi. No, ora vado a giù. Ma che modi sono? Gazzate. Io c'è il remoto. Gazzate. Oh, ma che ne cazzo siete? Cosa volete da me? Oh, però sei cheat. Oh, calma. Molto con da storia. Allora, praticamente io stavo camminando per i fatti miei a 200 km orari. Ad un certo punto mi trovo una casa davanti che fino a ieri non c'è. Ma che sto decidendo? Ed era la casa. Oh, tarassettetevi. Oh, calma, calma. Ed era la casa di questo signorino qua. Che fino a ieri questa casa non c'era.
Ora, praticamente, scusami un attimo, ma tu sei Diego Cassetti? Madonna, ma tutti i pazzi a giocare bene, ma che cazzo hai fatto? Gesù Cristo, ma che cazzo hai fatto? No, non sogni Diego, sogno voce presidente di sta banca. Ecco, noi siamo venuti qua perché il signore vuole fare un prestito di sua spontanea volontà, è venuto, ci mancherebbe. È venuto qui perché deve pagare la mia persona e la macchina. Sì, neanche, non c'è più che ne dai, ma sord, cash, quantificate? Allora, siccome sono comunista, diciamo che 300.000 euro vanno più che bene. Beh, guardi, noi con i comunisti purtroppo non trattiamo. Il nostro presidente è molto, diciamo, restrittivo, ha delle regole un po' particolari. Diciamo che fa di tutta l'erba un fascio. Però se volete cose legali, rivolgetevi alla stanza accanto. Vicepresidente, ci sono dei catafi, ma... Anna! Beh, Iaminini, Non è che mi ha costato. Iaminini. Oh, ma c'è anche voi, guarda che mi ha fatto un cazzaro, un morca, con un ciò di inversato, no? Ma sorda Paolo non la vede. Non è questione di soldi, è per scenografia. Luce! Che figo. Scommetto che tu lo rubi i soldi. Diciamo ma no, perché noi siamo comunisti, ma ve ne che. Perché Diego è un proprietario della banca, che è fascista. E mo' ho portato sui bacchini, cavallo, non adesso bene, Ehi, che mi ha costato 300.000 cucuzzi. Ha la faccia di sordi e di fascisti. Ciao. Ma mo' già comunista, ma ti capisci una cosa? A di pigliozzi sono. Vuole sapere. Oh! Non ti permetto più! Che pensi? Stava dicendo che noi con il presidente della banca siamo in ottimi rapporti, siamo tutti una scuola di comunisti. Noi che facciamo? Rapponiamo il presidente della banca. O nominiamo chi cazzo. Chiediamo di scattare la famiglia e dammi i soldi. E poi facciamo finanziamento. Tutto poi davvero legale. Tutto legale, non vado a preoccupare niente. Sì, ero tu presidente. Secondo te se si farà bene te o te? E secondo te, non lo sappiamo qua ma rapponè chi è? Ora parliamo sempre con il presidente su Diego Cassetti. Allora, cosa chiama te? All'osteria, che si è sempre appunto già. Io all'osteria, giorno 3 ottobre, pigliamo un tanto insomma e mi fatto. E ci do i soldi. Ah, visto che hanno trovato i soldi! Allora ci sentiamo la prossima settimana, va bene? Me gustami, así. Già, è poco violenza. Vai. Come? Tu hai sbattuto, chi ti ha pagato? Oh, mi ha sbattuto la cap. Una capete niente, tu. Aspetta. Perché mi ha guardato a me? Scusa, è finito. No, ora sbatto che bacio molto. 3, 2, 1, vai. Come? Tu mi hai sbattuto la cosa che ti ha pagato te? Ma che sciotto la schicca? Io sciotto la schicca. Non la capite niente. 3, 2, silenzio. 3, 2, 1, vai. Aspetta. 2, 1, vai.
Avremo bisogno di finanzia presto. Ma buttare il 5. 3, 2, 1, vai. Guardi, noi avremmo bisogno di un finanzia prestito. Cavare una grappa, diciamo. No, che cazzo è? 3, 2, 1, vai. Vince Bestia, ci sono dei gatti da finire. Dimmi quando posso andare. Pier Giorgio Miaino! 2, 1, vai. Ah, mi sei cazzo! Si è mezzo, il quattro ma come cazzo ci ho mi ha preso in tema? E che ne sa? Oh, via, tu sei fatto che io mangia. Io mangia, io. Giusto. Oh, giusto. Di Diego. Ma no, porta ma fai un tuo di Diego. Sono pronto, bella vestuta, scordate, ma... Di Diego. Come di Diego? Di Diego, fai 18 anni. Come stai lì? Come ce ne fai una vita? Andiamo a stare qua. No, ce ne fai. Sì, ne caccio qua, no? No, non dobbiamo stare qua! No, ancora sono, qua c'è me. Sì, ancora tanto, capito. No, ce ne fanno, vi dico, ma mi hanno detto, Giuseppe, mi hanno chiamato prima, ho detto, Giuseppe, guarda che video, non ne facciamo più. No, non, ma è che c'è cucuro merda! Sì, no, ma d'altra mezza, ma... Sicuro, Giuseppe, non è che dopo faccio due video e non ci scendo. No, Giuseppe, ma non si faccia... No, fatti che si può... Va buono, eh? Va buono, giusto? Va buono, ciao, ciao. Ciao, vediamo, Giuseppe. Ciao, ciao, ciao. Pronto? Sei sono cascato. Sì, sì, sì. È un giovolino, due video. Va buono, eh? Ora faccio un montaggio dopo, ne vedete? Va buono, ciao, ciao, ciao. Meno male che Silvio c'è. Ti faccio pure che lavori, che se ne viene aiutato tutto quanto, io vi aiuto a fare una masciata. Senza i miei anni fatto lavori. Tanti auguri, Diego.